C'era una volta un vecchio di 87 anni che si chiamava Lamon. In vita sua era sempre stato un tipo tranquillo e pacifico, fino a quando non scoprì che in casa c'erano dei topi. Dapprima non ci fece troppo caso, ma quando vide che i topi aumentavano di numero, cominciò a preoccuparsi. Uscì di casa e arrancò fino al vicino emporio, dove comprò diverse trappole per topi, un pezzo di formaggio e un po' di colla. Tornato a casa, spalmò di colla la parte inferiore delle trappole per topi e le attaccò al soffitto. Quella notte, quando i topi uscirono dalle tane e videro le trappole sul soffitto, scoppiarono in una risata. Ah, trappole per topi sul soffitto! Il mattino seguente, Labon, quando si svegliò, non disse nulla e si limitò a sorridere. Prese una sedia, un tavolo, ne spalmò di colla la punta delle gambe e le attaccò alla rovescia sul soffitto, e poi fece lo stesso con ogni oggetto che poggiasse sul pavimento. La notte seguente, quando i topi uscirono dai loro buchi, stavano ancora sghignazzando, ma bastò un'occhiata al soffitto perché le loro risatine si spegnessero di colpo. Santo cielo! Ah, siamo sul soffitto. Ah, comincio ad avere le vertigini. Io pure non ce la faccio più. Ah, è terribile. Il panico ormai li aveva resi tutti isterici. Ah, mettiamoci tutti a testa in giù, disse il topo più anziano. Ubbidienti si misero tutti sottosopra e uno ad uno, poco alla volta, caddero svenuti. Quando Labon il mattino seguente si svegliò, il pavimento era pieno di topi tramortiti. Svelto svelto li raccolse e se ne sbarazzò. La morale del racconto è questa: per quanto il mondo sottosopra possa sembrare, coi piedi ben saldi sulla testa devi restare.